andiamo a vedere, come da titolo, un metodo efficace per pulire al meglio la nostra tastiera. Come sappiamo, con il tempo la tastiera di ognuno di noi diventa la casa di germi e batteri, si riempie di sporcizia raccogliendo capelli e polveri. Per non parlare del classico strato di grasso che ricopre i tasti, insomma. Esistono svariati metodi per porre rimedio a tutto ciò. Ed oggi andiamo a vedere quello che secondo me è il più efficace e che ci farà tornare la tastiera nuova di zecca. Dopo aver staccato la tastiera dal computer, procediamo con una prima e superflua pulizia della polvere che si trova fra i tasti con un pennello, se possibile, morbido. Andiamo quindi a pulire bene il nostro pennello sotto l'acqua e creiamo la nostra miscela segreta. Prendiamo un bicchierino o un recipiente qualsiasi e versiamo qualche goccia di acqua. Dopodiché prendiamo dell'alcol etilico, o più comunemente conosciuto come spirito, che tutti noi abbiamo in casa. Create quindi una miscela fatta da un terzo di acqua e due terzi di spirito. Prendete un pennello, immergetelo nella soluzione e strizzatelo. Deve essere umido, non frasico. Iniziate quindi a spennellare la tastiera capovolta con il pennello. La capovolgiamo per evitare che lo spirito vada dentro la tastiera. In questo modo possiamo stare tranquilli. Quando il pennello inizia ad asciugarsi sempre di più, mettete pure la tastiera nel verso giusto. E insistete con pennellate veloci per levare totalmente il grasso. Dopodiché asciugate la tastiera strofinando o tamponando e lasciate asciugare qualche minuto prima di riattaccarla al computer. Ora la tastiera è nuova e pronta per accogliere tra qualche mese centinaia di batteri come prima. Metti un mi piace e commenta se il video ti è piaciuto.